Cari quadisti, box Team Quaddi, Amerigo Ventura, abbiamo visto il numero 6 stupirci sia nelle prove libere, sia nel primo turno di libere, sia nel secondo turno di libere. Grande Amerigo, come stai? Qua la pista è veramente tosta, molto tecnica, sicuramente bisogna arrivarci con una buona preparazione fisica e un buon mezzo. Devo dire che nelle prove ho avuto un mezzo che come sospensione di motore andava molto bene, quindi sono riuscito a chiudere i salti che in questa pista sono... Ti avevo visto sulla casina veramente lavorarci, sì, arrivare a 2 metri dalla fine con Tony Sousa Borgia. È un salto abbastanza ostico, però è tosto perché facendolo metti in crisi il pezzo prima. L'arrivare al salto sei molto condizionato, quindi non facendolo riesci a chiudere meglio le traiettorie e le porte agli avversari. Sì, abbiamo visto che comunque è proprio un discorso più che altro di perché ti vedono tutti chiuderlo, che poi nella realtà diciamo un'esigenza per una condotta di gara. Amerigo, ti abbiamo visto nel secondo turno aspettare Tony, metterti dietro a Tony e cercare di strappargli tutti i segreti della vecchia volpaccia, e ti abbiamo visto alla fine mettere in pratica una perfetta traiettoria della prima curva del circuito, anche il curvone della partenza molto stretto, molto con le ruote sulla pendenza di destra, e ottenere una linea perfetta senza stupide derapate con la moto che sviluppa metri in avanti, e quindi che insomma veramente poco tempo per percorrere la curva e la se stessa. Quanto è difficile? Abbiamo visto pochi piloti farlo in modo veramente bello come hai fatto tu e come ha fatto Tony. Ma lì io e Tony bene o male giochiamo tanto in pista. È partito davanti lui, mi sono attaccato, poi mi ha fatto passare, si è attaccato lui, bene o male. Uno cercava di strappare all'altro, dai. Avendo due moto abbastanza simili, siamo bene o male sempre in cerca di quella di quel non so che, anche di un piccolo confronto. Bene o male lui è molto pulito, molto tecnico, non c'è bisogno, guida il quad come fosse una bicicletta, e in certi punti è molto bravo. Io magari in uscita di curva riesco a dire un po' di più la mia, per forse un po' più di motore e di ammortizzatori che danno più trazione, ma siamo lì e ce la giochiamo. Parliamo di queste differenze, vediamo un Tony Sousa Borgia lavorare con ammortizzatori tradizionali a molle esterna, tu ormai avrei voluto in pieno l'ammortizzatore ad aria, in questo caso della Fox. Sì, da pilota, quali sono le differenze tra le due tipologie, per esempio su una moto simile alla tua, che hai potuto vedere nel confronto diretto con Tony? Ma io più che altro ho provato sia Extreme che Fox, e sono comunque, li reputo degli ammortizzatori di alto livello, come possono essere tutti gli ammortizzatori quali Eka, Axis, Hollins, sono tutti ammortizzatori di alto livello che lavorano tutti comunque bene. Il vantaggio dell'aria è più che altro un vantaggio di setup. Bene o male tra una mancia e l'altra, tra un giro e l'altro, puoi uscire e stravolgere il mezzo, lo puoi totalmente stravolgere senza dover cambiare le molle, cosa che con una tradizionale invece comporta un lavoro di un'ora almeno. E soprattutto come manutenzione, questi della Fox ci hanno bene o male stupito, perché grossa tenuta nel tempo. Sì, grossa tenuta, bene o male non li rifacciamo. Rifacciamo praticamente una volta a metà stagione e poi tengono. Adesso sto utilizzando anche il nuovo kit Kashima, che ci è arrivato direttamente dall'America e ha cambiato molto il mezzo. Poi vediamo, al contrario delle altre sospensioni ad aria, abbiamo provato a testare la tua moto, è veramente morbida sull'avantreno, e al contrario delle altre sospensioni ad aria che invece le vediamo sempre molto molto rigide. Dacci qualche delucidazione, come sei riuscito ad ottenere un settaggio così morbido da una sospensione ad aria che di solito dovrebbe avere una risposta molto dura? Ma il grande pregio dei Fox è hanno queste due camere separate, la camera centrale e l'Evol, che possono essere gonfiati separatamente, quindi siamo riusciti a tenere una moto
morbida, che bene o male lavora bene sulle buche, ma con un fondo corsa abbastanza duro, che quindi sui salti non vada a toccare il telaio. Poi naturalmente abbiamo un lavoro dietro del mio team manager Angelo Montico, che comunque ha aperto e in base al mio peso ha modificato delle tarature. Che da quando non corre più si è buttato sulle sospensioni, il vecchio Angelo. Sì, sì, è riuscito a cambiare delle tarature in base al mio peso, e questo hanno dato ancora uno scatto in più nella personalizzazione del mio mezzo, in base al mio stile di guida. Grande Amerigo, e al di là dell'ottimo risultato, dell'ottima difesa dei colori italiani che tu sei riuscito a portare in campionato europeo, dei quali tra l'altro ti dobbiamo fare i nostri complimenti, perché hai fatto veramente un'ottima gara non mollando e mantenendo posizione centrale al campionato europeo, veramente importanti e veramente significative per i colori italiani. Odolo, come la vedi? Diciamo che qua la pista è abbastanza stretta, bisogna essere molto, come dire, esperti per individuare una traiettoria di sorpasso. Conta molto la partenza, che non è proprio uno tra i miei punti vincenti, ma spero di riuscire a partire nel gruppetto di testa, per poi riuscire magari ad agganciarmi, farmi tirare per 2 o 3 giri. E beh, poi speriamo che tu lo riesca anche a tenere questo gruppato di testa, no? Grande Amerigo, un salutone, complimenti per il settaggio del tuo mezzo e un arrivederci a domani per un nuovo punto della situazione dopo le libere e le crono. Okay. Grazie Amerigo.